Volete, cioè, avete idea di cosa vuol dire per un chitarrista ascoltare un master distorto? Che non capisci un cazzo se il pezzo è con le chitarre pulite o distorte o crunch. Quindi io le prime volte ho avuto tutto crunch, dicevo, no, ma qua è clean alla Dire Straits, ho capito? Io ho sentito il provino, sembravano in Nirvana, cioè, quindi chiaramente puoi capire. E allora c'è chiaramente un'indicazione di massima, ci sono anche delle volte che posso dire che le esecuzioni erano più belle del disco, cioè ci sono delle, non faccio nomi, però dei pezzi che erano in gara, che ascoltati lì erano bellissimi, poi ho sentito un disco in radio, ho detto, no? E poi magari, cioè, perché chiaramente vuoi perché l'idea era diversa, vuoi perché magari è stato realizzato elettronicamente o hanno suonato musicisti meno bravi, oppure c'era un insieme diverso, però comunque può succedere anche questo. E allora sul fatto delle sonorità io mi porto le chitarre e l'effettistica. E le chitarre solitamente devono rispecchiare il più possibile il panorama rock history della scena mondiale, no? Per cui comunque quello che dicevo prima a Roberto, no? Che io apprezzo per esempio tantissimo le chitarre di Lucheria, tra l'altro Roberto fa delle chitarre veramente straordinarie, però a volte c'è un vincolo proprio del produttore che dice no, io voglio la Stratocaster, no, io voglio la Telecaster, voglio la Gretsch, per cui chiaramente c'è proprio un discorso di avere una strumentazione che sia il più possibile allineata con quello che è quel tipo di mondo, che poi è quello discografico, per cui io quando vado in studio di solito porto una Strat, un Les Paul, una Telecaster, a volte una Rickenbacker o qualche chitarra particolare, la Gretsch, per cui ho a disposizione una serie di suoni che sono veramente molto diversi tra di loro, per cui ci sono delle volte che faccio una parte e mi dicono no, ma è troppo importante, no? Allora dici ok, non uso Les Paul, uso la Telecaster, per esempio, che è un suono che si posiziona meglio nel mix, quindi questo è un discorso anche di cultura sonora, per cui cerco di avere una mia identità e al tempo stesso anche una capacità di adattarmi a quello che mi viene chiesto. E qua a livello di effettistica, dicevo, ho un po' il minimo, però per esempio ho due overdrive che sono estremamente diversi tra di loro. Uno si chiama Ecstasy, della Wampler, ed è praticamente un overdrive molto leggero, per cui fa un po' il suono che farebbe una C30 esatto, saturato, perché sono pulito. Va a saturare molto sulla dinamica. Ambachi. Se io abbasso il volume è assolutamente pulito. Poi ho quest'altro invece che è un distorsore vero e proprio con due stadi di boost. Tantissime regolazioni, per cui così in modalità vintage, se lo mettessi modern sarebbe estremamente tagliente, poi magari si può scurire un pochettino, però è un tipo di suono più moderno, quindi volendo uno ci fa anche le satrianate o cose di questo tipo, e ha due livelli di saturazione, per cui fa un po' quello che io solitamente faccio col volume della chitarra, no? Quindi mi aiuta molto sui passaggi un po' più difficili dal punto di vista tecnico. Poi ho un booster che qui uso abbastanza poco, che si chiama N2O Boost della Eleven Electrics, e ho brevettato io insieme a un costruttore, quindi diciamo che abbiamo cercato di sviluppare delle caratteristiche di neutralità del suono, per cui è semplicemente un incremento di volume. Adesso io lo sto usando in maniera minima perché suonando sulle basi ho chiaramente un fattore di dinamica quasi inesistente, cioè la ritmica e il solo escono ugualmente. Invece suonando in un contesto di band o di orchestra
a volte avere 4 o 5 dB di incremento vuol dire portare il suono proprio in faccia, no? Come si dice. Quindi questo mi permette, per esempio, di avere uno stesso suono per le ritmiche e per i soli e con questo dare un incremento ulteriore. Oppure a volte c'è chi il booster lo utilizza prima di un ampli che è leggermente saturo, dando l'incremento di volume diventa un suono da solo, per cui è un altro tipo di utilizzo. Poi ho un delay digitale della TC Electronic che è programmabile, che non è il mio preferito, nel senso che quello che mi piace di più è il time factor dell'Eventide, che è un po' più grosso e ha delle possibilità in più dal punto di vista della gestione. Questo ha solo un suono alla volta, però ha dei programmi che posso richiamare a mano. E in generale lo regolo in maniera che abbia praticamente una simulazione del reverbero a nastro, no? Per cui sentite che analogico, per cui sentite che piano piano si scurisce, quindi non è estremamente invadente e ha una specie di modulazione. Vibrare gli accordi sulla tastiera senza usare chorus o effetti vari, per cui il modulare un accordo in questa maniera equivale poi a farlo ripetere dal delay e dare una modulazione quasi casual, per cui è molto interessante dal punto di vista del modo di trattare gli accordi. Poi a volte lo utilizzo su delay un po' più particolari. Di creare delle texture sonore magari in corrispondenza di colori, no? Per cui se c'è già una situazione armonica complessa, questo dà un colore in più. Spesso di andare anche a registrare delle colonne sonore, per cui sono quelle sonorità che si utilizzano molto in quei contesti, no? Dove uno dice, ecco, il sole che tramonta, no? Sta arrivando il cattivo, mettiamo un elemento di disturbo. No, anche nelle pubblicità si utilizza molto questo concetto di suonare non per elementi musicali, ma elementi di colore. Poi ho un reverbero simil molla, però in realtà è un reverbero digitale, no, è bello perché è molto contenuto, nel senso che sta in un pedalino e non altera il suono originale, sempre della Wampler.